Amici Friskies e biscottini, benvenuti in questo nuovo episodio 14esimo della Stone Block. Innanzitutto vi ricordo di lasciare like, vi ricordo che like è buggato ultimamente, quindi riavviate la pagina, ricontrollate se il like l'avete messo, se ve l'ha tenuto, e da cellulare provate più volte, ok? Se volete sostenere questo ambaradam. Oggi faremo un po' di cosette. Ragazzi, come state? Ieri è uscita una nuova funzione di YouTube, che volevo fare questo voto in can. Ieri è uscita una nuova funzione YouTube, fighissima, la Premiere. E in poche parole, quando io carico il video, una decina di minuti in anteprima, adesso non so quando, il video verrà proposto come un live per tutti, e tutti possono guardare il video assieme, e c'è una chat, proprio come un live, e poi il video appunto diventa video. Ieri eravamo oltre 1000 persone a guardarlo, quindi grazie di cuore a tutti per il sostegno di questa serie. Condividetela ovunque, facetela salire di like e di visual, quindi condividetela, attivate le campanelline varie, in modo che c'è il bambino che urla, che lo chiudo in armadio, in modo che tutti quanti possiate vedere la serie, perché vi arrivano le notifiche. Quindi attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, quella cosa importantantissima, Luke4316YT. Oh, è molto più veloce. Ok, ora facciamo un po' di queste cosette. Allora ragazzi, domenica, io non voglio asciugarvi le scatole, però devo dirvelo per ricordarvelo, ditelo anche ai vostri amici. Domenica pomeridiana, quindi dalle 13 in poi c'è il raduno, alle 14 inizia la gara. Domenica c'è la gara coppie di pesca, quindi se siete interessati o per la gara o per venirmi a trovare, shift tasto destro, contattatemi o nel numero che c'è in descrizione, che è il numero della cava della pesca, o su Instagram in privato, ok? Perché domenica è importante? Perché domenica pomeriggio, se non piove forte eccetera, dopo la gara darò, se riesco, un pezzettino di torta o comunque qualcosina, perché è il compleanno di Aurora. Cioè, il compleanno di Aurora, di mia figlia, è oggi, ma forse, molto probabilmente, lo festeggeremo domenica. Festeggiamo, diciamo che facciamo tanti auguri Aurora, finito, capito? E quindi se volete venire a mangiare un pezzettino di torta, se riesco a farla logicamente, o comunque a salutarci, noi siamo lì. Te leghe capì, uè, baruccia, te leghe capì. Quindi ditelo anche ai vostri amici pescatori o aspiranti pescatori che domenica c'è la gara, ok? La gara costa 15 euro a testa. Daremo il caffè in omaggio, perché l'ho pagato io, ho pagato un bel po' di caffè già al baracchino lì, per tutti i pescatori, se riusciamo anche i genitori, se riusciamo, non è sicuro, voglio vedere anche quanto spenderò. E nulla, mi ha dato anche un seme, ma wow. E nulla, le cose importanti devo dire le ho dette. Quindi io questo ambaradam qua festeggia, opera in una cosa 3x3, no, sono un pirla, ho tolto l'acqua. Sono un pirla, ho tolto l'acqua. Viaggia in un'area 3x3, poi c'è quello più potenziato che faremo più avanti, ok? Vediamo se funziona 3x3, yes, 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 vedete che cresce, yes, yes. Dai, allora possiamo fare quella cosa lì che volevamo fare settimana scorsa, vi ricordate? Poi la faremo con calma. Quindi mettiamo qui per il momento, ma oggi ci dedichiamo a un'altra cosetta. Nell'ultimo episodio, breve recap, volevo fare la mob farm finita con, vi ricordate, la wireless mod. Ora, li ho craftati, sono molto semplici da craftare, non è che dici li ho presi con la Nei, oh mio Dio che crafting strano, vedete, li ho craftati, perché ho guardato un po' come funzionasse e ho imparato. Prendiamo questa borsetta, una torta, ottimo. E anche questi qua che mi potrebbero servire. Questi qua mi potrebbero servire, ottimo. Così non per... ecco qua, ne ho un altro, siamo a 5. Vediamo un po' se riusciamo a fare... scusatemi, adesso torniamo alla mob farm, non vi spaventate, devo fare un sacco di cosette. Allora, questo qua si chiama l'hopping. Hopping, hopping. Eccolo qua. Ah, 5 di questi è un pezzo di terra. Ecco perché mi servivano i cosi lì. Allora, un pezzo di terra. Ecco qua. Zacchete e zacchete. Tatanchete. Eccolo qua. E poi facciamo una cestica. Ah, già che l'ho tolto di qua, l'ho messo qua. C'è un bambino che urla, lo tiro nella maglia. Facciamo così. Facciamo una cestica. Una cestica. Eccola qua. Dai, dai, che oggi è il compleanno di mia figlia. Devo andare in cava. Devo fare un sacco di cose. Allora, una cestica. Dopo la cestica mi serve l'opening. L'opening. Due soli? Non avevo messi altri a cuocere, per esempio, no? Dai, no, non scherziamo. Non scherziamo. Eccoli qua. Eccoli qua. Ma guarda quanti ne ho. Che poi sono un pirletto, perché c'ho la fornace leggermente.
Tutti mi dicono, Duke, questa fornace cuoce due oggetti alla volta. Ma non è vero. Non è vero, o sì? Due oggetti alla volta cuoce. Uno alla volta me ne fa. Perché tantissimi di voi nei commenti, Duke, cuoce della volta, Duke, non è vero. Bugiardi, non è vero. È un pochino più veloce, vedete? Vedete? Ok, allora, facciamo 1, 2, 3, 4. Mi ricordo più com'è. Non mi ricordo più com'è. Dovrebbe essere una cosa del genere. Una cosa del genere. Una cosa del... Una cosa... Amico Fritz. Madonna, mi ricordo più com'è l'hopper. Madonna, che brutta cosa. Hopper e questo qua sopra. Facciamo l'hopping. Io farei un'altra cestica di ferro. Tanto dovremmo farcela. Un'altra cestica di ferro. Voilà. Eccola qua. E andrei qui a lavorare, ok? Non c'è più piccone. Non ho più piccone. Che palle ogni volta di caricarlo. E poi c'è quello elettrico. Dove cacchio l'ho messo quello elettrico? Ah, forse lì a caricare, andiamo a vedere. L'ho messo qua a caricare, sono un pirletto, vedete? Allora, rompiamo qua. Rompiamo là. Rompiamo qua e rompiamo là. Ora. Ah, me ne manca uno, porca paletta anglosassone di GG for you babies. Allora, uno di questolo e uno di questolo. Avete visto come sono morto un pirlo nell'episodio scorso? Poi, mi serve un tubo. Per chi non capisce un tubo, gli serve un tubo. Dove l'ho messo il tubo? Qua. Ottimamente, ottimale. Mi serve la wrench, perché il tubo ora si collegherà automaticamente. Vediamo un po', zacchete. Zacchete. Li mettiamo che schi sopra. Ecco qua che schi sopra. Poi andiamo a rompere qui, perché sennò poi non cresce l'elber. Andiamo a rompere qui, perché sennò poi non ci posso mettere questo. Zacchete. E qui ci mettiamo la gest. La gest. Qui ci buttiamo questo che. Voilà, Fungez. Raga Fungez. Raga Fungez. Ottimo. Fighissimo. Ora andiamo a dedicarci a quello che volevo fare. Vedete qua che casino avevo combinato? Ora vi faccio vedere perché. Allora, innanzitutto si mette a terra il receiver dove vogliamo noi, ok? Io farei una cosa qua più larga, perché ho paura che debba fare la negazione. La negazione. Si chiama negazione, boh. Faccio una cosa un pochino più larga, che poi c'ho il trapano e non lo utilizzo, logicamente. Ma avete ragione anche voi, eh? Che dici... Zacchete. E zacchete. Olè. Ci mettiamo una bella torza. Una bella torza. Zacchete. Voilà. Qui lasciamo così. Ok. Allora ci andiamo a mettere che scoschi. Zacchete. Ora guardate, intanto li mettiamo la redstone, che da qui deve fare così. Uno di là e uno di là. Ok. Ok. Ora prendiamo in mano il transmitter, col tasto sinistro, vedete, boom, lo si picchia, ci dà le coordinate. Lo abbiamo agganciato, questo lo metto qua, zacchete, e l'abbiamo agganciato. In poche parole, ora se io ci metto qua una leva, guardate, voilà, si accendono le luci, vedete? Vedete che la luce è accesa? Adesso come faccio vedere? Qua, la luce è accesa, vedete? Se io zacchete, zacchete, la luce è spenta, zacchete, accesa. Zacchete, spenta, eh? Ora scusate, qual è il problema? Io voglio tenere la luce accesa quando il macchinario non va, ok? Ora se io metto il macchinario senza farci male, vedete, è spento e c'è la luce accesa, spenta. Io invece la luce la voglio accesa quando il macchinario è spento, perché ora la luce è spenta, i mob nascono, ma il macchinario non funziona. Quindi se io attivo il macchinario, ok? Il macchinario così non si attiva però. Il macchinario così non si attiva. Per quale motivo? Non mi passa oltre? Non mi passa oltre. Ok, ok. Allora possiamo fare una cosa del genere, guardate. Possiamo fare una cosa del genere. Una cosa del genere come la faccio? Perché se io questo lo metto qua e qua ci metto la cobblestone per esempio. Ok. E ci metto... Ragazzi, tutto in diretta che non l'ho studiata sta cosa. Gira, ma non funziona la luce. Sì che va. Ok. Vedete, ora il macchinario è acceso. No, il macchinario è spento. Quando gira veloce si bugga. Ma è spento.
ma le luci anche sono spente. Io vorrei il contrario, perché sennò qua i mob nascono e il macchinario non killa. Ora, così il macchinario acceso e killa, ma ci sono le luci accese, quindi i mob non nascono. È un controsenso. Cosa facciamo? Andiamo su e gli facciamo una negatività. Una negatività. Ok? Ora, come si fa la negatività? La negatività si fa così. Si mette una torcia di redstone, se non ricordo male. Allora, guarda quante non faccio queste cose. Se non ricordo male, si mette una torcia di redstone. Si fa così. Così. Ok? Che sono sempre accese. Mi sembra che è così. Che è sempre acceso. E poi si fa così. Non mi ricordo, raga. Non mi ricordo, raga. Cioè, si faccio così, no? E questo lo accendo. No. Oh, porca paletta. Se io questo lo accendo... Ok, quello rimane sempre acceso. E che cavolo. Ok, funziona così. Devo metterlo un po' più là. Fantastico. Ora. 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 Qua ci devo mettere l'ambaradam. Quindi togliamo qua. Guardate. Gli mettiamo questo. Qua. E si va ad unire. Ottimo. Oh. Ok, ora. Vedete che la luce è sempre accesa. Ora il macchinario sta funzionando e la luce è spenta. No, la luce è accesa. Ok, ho fatto una cagata perché devo andare a riprendermi il pezzo e andarlo a risettare. Se non erro, se no te lo togli per forza. Allora, zacchete, infatti, vedete. E poi lo andiamo a mettere sotto. Tatanchete. Fatto, ragazzi. Ora, il macchinaggio sta funzionando e le luci sono spente. Il macchinaggio è spento e le luci sono accese. Ok? Oh là. Ora sì che funges. Ora sì che funges. Andiamo a raccogliere le torce. Voilà. Tanto il macchinaggio vedete che sta funzionando. Ci andiamo a prendere della stone. Della stone. Che poi vorrei fare i vetri quelli oscurati. Volendo potremmo anche farlo. Come si chiamano i vetri oscurati? Quelli della mob. Mob, vetri oscurati. Porca paletta. Come si chiama il vetro? Vetro, come si chiama il vetro in inglese? Vetro, quelli oscurati. Vetro della turbina. No. Vetro del reattore. No. Sapete che non mi ricordo quali sono i vetri. Ditemi nei commenti, ragazzi, quali sono i vetri gentilmente oscurati. Quelli per l'ambaradam. Ok, andiamo a richiudere tutto. Mi sembra non bastano questi qua, facciamo così. E così, zacchete. Ma qua non riesco però. Ehi, ehi. Com'è nato il mob? Con la luce accesa è nato il mob. Forse dovrò mettere più luci. Dovrò mettere più luci. Però una volta cattivo. Bacchete. Devo mettere più luci. Gentilmente. Ok, qua chiudiamo per il momento così. Sarà stato un caso. Speriamo sia stato un caso. Ragazzi, la mob farm funziona. Ora, tanti di voi mi hanno detto: Luke, metti gli hopper che ti raccoglie i materiali e bla bla bla. No, farò qualcosa di ancora migliore. Mettiamo il vacuum hopper, ok? Il vacuum, che non dovrebbe essere difficile da fare. Infatti, tre ossidiane, una tramogia e un occhio di ender pearl. Allora, l'ender pearl ce l'abbiamo. Il fuoco. Cavolo! Da dove è uscito questo? No, c'è qualcosa di F7. Ecco qua. Da dove è nato? Dove è nato? F7. Dove è nato? Scusate, dove è nato? Dove nasce una cosa del genere? Ah! Caspicchie. Ehi, te pareva? Ma sono veloci a nascere sti cosi. A parte c'ha 66 occhi. E te pareva? Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Andiamo a mettere a posto questa roba, che ci liberiamo l'inventario almeno di quel pochino. Fatto. E ora possiamo lavorare. Allora, facciamo un'altra tramoggia. Io non ho legno, perché non prendo mai il legno a sufficienza? Anzi, ecco qua ragazzi, guardate che figata. Guardate che figata. Allora, dammeli tutti, mettiamo qua. Facciamo così, zacchete. Voilà. E voilà. Facciamo così. E ok. Io so che posso fare le chest direttamente da qua, sapete? Quante me ne... me ne vengono 4. Ottimo. Allora, una tramoggia. Che abbiamo detto che si fa così.
Mi manca un ferro, grazie. Grazie. Così si fa la... forse così. Va bene? Così. Ok, ce l'ho fatta. Poi l'occhio con il fuoco, che dovremmo avere. Fuoco lo abbiamo, eccolo qua. L'occhio con il fuoco. Facciamo l'occhio infuocato. Poi serve 3 ossidiane. Dovremmo farcela, ragazzi. Allora, qua ne ho una. Vabbè, poi il portale lo faremo nel prossimo episodio. 1, 2, 3. E andiamo a fare l'ambaradam. Zachete! Intanto un saluto a tutti quelli che stanno guardando la premiere in questo momento. Così, giusto per... un bacione. Vi voglio bene. Vi voglio bene. Dovete condividere. Lasciato like. Avete lasciato like. Abbiamo l'hopper, raga. Abbiamo l'hopper. Io farei un'altra cestica così. Abbiamo l'hopper. Abbiamo l'hopper, il vacuum hopper. Farei un'altra cestica così. Ora il vacuum hopper lo hanno cambiato a quanto pare, no? Lo hanno cambiato. Vi faccio vedere il perché. Ora, se io il vacuum hopper lo volessi mettere qui, per esempio. Voilà. Ok. Dobbiamo dirgli. Intanto, down. Ok. Gli item vanno sotto. Ecco qua collegato. L'esperienza anche dovrebbe farmi passare in qualche modo. Non so come. Ma forse me la raccoglio qua dentro. E ragazzi, una cosa importante, show area, ok? Guardate, questa è l'area che lui raccoglie. Quest'area dobbiamo andargliela a mettere là dentro. Ecco perché forse l'ho fatto troppo grande. Io l'area non posso ingrandirla, vero? Non posso ingrandirla, ma posso spostarla. Allora, così l'abbiamo messa in su. Non mi interessa in su. Quindi la mettiamo a 1, che parte dal terreno, fantastico. La mettiamo, no, più in là. Vediamo un po'. No, dall'altra parte, scusatemi. Adesso è un po' più difficile. È un difficile un po' qua regolare, ragazzi. Dall'altra parte, ecco qua. Allora, apriamo un attimo. La mettiamo di qua. Forse dobbiamo rimpicciolire la stanza, sapete? Porca paletta. La mettiamo. Ah, non va ancora di uno. No, però possa spostare lui. Ok. Quindi bisogna per forza metterlo contro. Per forza. Ah, qua. E qua, ok. Quindi facciamo meno 4, show area, meno 4 e va dentro. Ok. Ora dobbiamo spostarlo in qua, quindi... Sta raccogliendo, vedete che sta raccogliendo, ragazzi? Ok, meno 4. Quindi l'area è questa qua. L'area è questa qua. Non può andare meno di meno 4. Porca paletta, l'area è questa qua. L'altezza direi che va benissimo. L'altezza va benissimo. Quindi ragazzi, l'area è quella, io non posso farlo più grande. Ah, ci picchia. Almeno che non gli metto i potenziamenti. Posso mettergli dei potenziamenti? Sud, no, non posso mettergli dei potenziamenti. Porca paletta. O forse sì. È della mod mob grinding. Vediamo un po', mob, allora facciamo così, mob grinding. Aspettate che forse qualcosa. Allora, mob fan upgrade, mob masher upgrade, no, questo radius può essere questo qua, ragazzi. 2 ossidiane, 4 di quelli. No, aspettate che forse abbiamo risolto, forse abbiamo risolto. Questa è una cosa che ho scoperto in diretta con voi. Allora, 4 ender pearl dovremmo averle. Eccole qua, 4 ender pearl. Una redstone ce l'ho già nell'inventario. Forse, ragazzi, in diretta io spero non si senta mio figlio che fa casino. Spero. E 2 ossidiane, abbiamo detto. 2 ossidiane. 1 e 1, 2. Va, fatto. Speriamo che me lo apri da almeno 2 o 3. Non di 1. Vediamo un po'. Voilà, di 1. Forse di 1. Meno 5, meno 5, di 1. E ragazzi, poi faremo gli altri, di 1. Però ci siamo, Però ci siamo. Perché mi va a filo ancora di 1. Mi servirebbe ancora di 1. A meno che... Scusate. Meno 4, meno 4. No, niente. Meno 1 e meno 1. Ok. Mi servirebbe... Perché? Scusatemi, Perché lì arriva sempre. No, allora, così è giusto, ma scusatemi, no, me ne servirebbe meno uno di qua per arrivare lì in fondo, guardate, almeno che
Almeno che possiamo fare una cosa del genere. Almeno che. Così rimpiccioliamo anche la stanza. Eh sì, facciamo così ragazzi, facciamo così. Allora, rimpiccioliamo la stanza di uno. Ok? Così siamo a cavallo con i marmotti e i pesci che cinguettano fuori dagli alberi. Eh sì, eh. Orca Valero. Borca Valero. Raga, ma forza Juve contro il Manchester, lo diciamo o no? Ok, fatto. Fatto! Ho sclerato un attimino, ma raga, ce l'abbiamo fatta. Ora facciamo hide area, in modo che la toglie. E ragazzi, zacchete, si spengono le luci. E dovrebbe funzionare. Ma le luci sono spente. Ma è rimasta la luce. No? Aia! No, la luce è spenta. Vediamo se funziona, eh. Qua le diciamo nord. Nord, sud, ovest, est. Ecco anche andare casa, down, down, down. Wow, wow, wow. Che nord, down. Che però sud, che nord. E non sta funzionando. F7. No, era già attivo l'F7, mi sa. E non sta funzionando. Perché c'è dentro la luce? E di da dove passa? Non lo so. Proviamo ad allontanarci un attimo. Dovrebbe funzionare. Che Pasqua però. Ma io non avevo una spada. Raga, ma io non avevo una spada di quelle grandi. Chi me l'ha rubata? A parte, guardate che figata. Non avevo una spada di quelle grandi? Nulla? L'esperienza non me l'ha raccolta. Boh, vediamo. La mia spada? Vi giuro che ho la spada quella di cemento lì. Dove è finita? Dove è finita? Mi hanno rubato la spada! Vabbè, mi tocca fare così. Mi tocca fare così. Dai, picchiamo sto coso. Io non so da dove nascono, sinceramente. Non ho neanche ricaricata la spada, porca paletta. Ah! Aia! Aia! Ci muoio, ci muoio, ci muoio. Ci muoio, ci muoio. Ci muoio. Ci muoio. Sinistra e destra. Ecco là, sei morto! Ecco là, sono morto! Ecco là, sono morto! Ecco là! Ma questo è incazzato! Oh, Minecraft! Madonna, dai, però non si può andare avanti così. Quanta vita c'ha? Ma c'ha un colpo, ma muore con un colpo così. Madonna mia, con due colpi di pipì è morto. Madonna, morire così come un ebete, però. Mi gira un po' le friskies. Vi giuro, mi gira il friskies. Ora questo mettiamo qua. No, 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 qua. E questo qua, ok. Beh, io sono precisino. E questo lo mettiamo qua, ok. Ragazzi, siamo giunti alla fine anche oggi. Adesso andiamo a controllare. No, aspettate. Andiamo a controllare perché non sta funzionando la mob farm. E per quale motivo c'è della luce là dentro, ok. Voglio togliere con la J. Waypoint remove. Ok, quindi togliamo l'ambardaschio qua. E tankete. Allora. No, beh, qualcosa ha fatto. Però non sta funzionando come vorrei. Perché c'è questa luce? Perché c'è questa luce? Non capisco. Non capisco. Scusatemi. Così c'è la luce e questo non funziona. È ok. Ma quando io spengo? Deve essere buio. Perché c'è la luce? Giuro, non capisco. O è qualche errore mio? I mob dovrebbero nascere anche da così. Non capisco. Comunque sta funzionando. Vedremo nel prossimo episodio. Un bacione, un abbraccio. E anzi, visto che abbiamo la mob farm, possiamo tranquillamente spegnere questa. Mi dispiace amici, mi dispiace. Qua faremo qualcos'altro. Un bacione, un abbraccio. Ciao a tutti.